Ed eccoci ragazzuoli, finalmente ci siamo, qui è Joseph Gamer e qui è Frenchy Dreams, l'imperatrice degli universi. No. No. Lo sapevo, quasi non ti volevo presentare. No, non mi permetterei mai. Ragazzi, oggi grandissima sfida consigliata da voi. Ogni qualvolta esce un nuovo DLC la facciamo. Finalmente vediamo la sfida solo personaggi, solo guerrieri del DLC numero 12. Vi sto parlando non solo di Toppo e Paikwan, ma anche di tutti quei combattenti che abbiamo visto nella storia del DLC numero 12, che avete visto sul mio canale, insieme alle missioni parallele, a tutti i segreti del DLC, a tutte le mosse, i costumi. Cosa hanno mangiato a colazione? No, questo no. Ragazzi, lasciate un like ora, consigliateci adesso sotto nei commenti nuove sfide da fare insieme, e direi che siamo giunti finalmente alla selezione dei personaggi. Vai. Mi sono scritto tutti gli scontri che faremo. Il primo scontro è Paikwan contro Janemba. Chi vuoi dei due? Janemba, perché Janemba fa la cosa pixellosa che mi è piace. Vero, è vero, è carino, ci sta. Allora, Janemba, sì, 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 vai, vai, devi andare un attimino a scarattare. Eccolo a sinistra, giù, questo? Sì, sì, è bellino. Ma c'è solo un piccolo problema, vuoi saperlo? No, Francia, ogni volta che combattiamo solo problema, qual è il problema? Il problema è che è la prima volta che gioco con la PlayStation 5, quindi... Ma che dici? Cioè, la prima volta che provi la PlayStation 5 in vita tua, mo? No, è la seconda, però... il joystick è diverso. È lo stesso della prima volta che hai provato la PS5. Ma dici? Giocai a un altro gioco, non feci combattimenti. Ma sempre il controller quello è. No, è diverso. Allora ragazzi, se siete d'accordo con me, lasciate il un like. Il feel è diverso. Il feeling, che è il feel? Feel è quello di The Promised Neverland. Francese, The Promised. Non è Promised, mi sa. Promised. Francese. Bella promessa. Vabbè, comunque... Ma perché ti sei girato, Gianne? No! No, ho sbagliato tutto, qua ho fatto... Mamma mia, Francesca! Ma perché questa cosa? Ma... No! Ma perché? Ma noi... Allora, Francesca, ragazzi, vi devo dire la verità, diciamo che sono scarso pure io e quello non c'è dubbio. Vabbè, perché stai parlando? No, perché io ho questo problema. Quando mi distrago a parlare con le persone, non riesco a giocare. No, Paikwan non può perdere così. Noia. Bam. Dai. Che pivellina. Era una guarda che pivellina. Mamma mia, che cappottone. Janemba, prendi e porta a casa. Oh, pure il tornado. Janemba. Vabbè, ma perché non c'è. Mamma mia, ma quanto dura. Carica massima. Ma che carina, ma girati, vai. Caccia la spada. Ma perché non si ferma? Bam. Cioè, ma non me lo spiego questo stamina break che in testa lui se lo fa sotto. Se bam, mamma mia, Francesca, vabbè, sei pronto a perdere. No, fermati. Vabbè, devo fare l'evasiva. No, vabbè, ma questa è rubatissima. No, ma questa è una mariuolata. We are the champion, my friend. My friend. Ragazzi, allora, 1:28 buttati come se non ci fosse un tomorrow. Frange, no, Abbo, a parte scherzo, questa è rubatissima. Non è prossimo vero, perché, scontro. Perché ti ho fatto le pacchette per tutta la prima metà. Oh, perché si dice questa volgarità? In realtà l'ho detto, ma allora, magari... Io qui, adesso abbiamo Toppo contro Gohan del futuro, okay. Che è un altro personaggio che abbiamo visto nella storia del DLC. Io vado con Gohan del futuro perché come personaggio... dove sta quello del futuro? Quello del futuro è sempre in braccio. Eccolo qua, sì, è lui. Vabbè, qua nel gioco l'hanno fatto col braccio perché il penzolone però Pareva brutto, hai capito? Sennò, tu devi scegliere Toppo. Ma e questo lì... Toppo? Questo Toppo, sì. È troppo Toppo grande. È toppissimo. È proprio il Toppo questo Toppo. Andiamo al pianeta degli Tsufuru. Non fare commenti. Lo sapevo, già hai fatto indicazioni, no? Quindi devo dire la verità, Toppo è un bel personaggio, devo essere sincero, ma adesso lo proverai. E guarda, c'è proprio Laura che alla lontanissima pare addirittura quella dell'ultra istinto. Lui è nella sua versione arrabbiata. No, arrabbiata. Dio della che è un piatto di pasta, che ha la pasta all'arrabbiata, no? Sì, arrabbiatissimo. No, è in divinità? Cioè, scusa, versione. Ok, detto anche. Questa non la sai, mamma. Se la sai, guarda, se la sai ti do lo scontro vinto a tavolino. Non lo so. Versione Akaishin. Vabbè. Vabbè, non lo sapevi. La versione onigiri, cioè, ne so. No, onigiri, ma che c'entra? Quella roba di... Amon, parla se mi mangia. Che c'entra? Versione onigiri. Toppo! Mamma mia, Toppo, prendi e porta a casa. Anzi, porta all'universo di casa tua. Toppo! Toppo, sei Toppo stanco per riprenderti. Toppo, prenditi i cerchietti, Toppo. Mo scherzo, mo perdo pure il secondo scontro.
Ehi, questo non ce la carica mai. Non mi piace questo personaggio. Gianemma era più agile. Allora. Sì, è più agile, però occhio, perché questo è un bel personaggio che riesce fa a dare... questi pugnetti? Questi amo, quali pugnetti? Quelli sono due... su due massi che ti dà dietro la testa, ma l'hai visto? Ok, ok. Bam! Ma... no! Vai così! Ma vai così! Madonna mia, guarda la mia vita! No, allora, vai, non posso sbagliare. Toppo, toppo! C'hai dai. La vita bassissima. Tu c'hai la vita bassissima. No, Madonna! Okay. Vai ora, Kamehameha, ad una mano! Vai! Attacca. No. Toppo! Perché non ti teletrasporti? Ce l'hai il vigore! Toppo! Perché non ti teletrasporti? Girati! Mamma mia! Perché non ti teletrasporta? Oh! Ma che fa? È imbazzuto! Mamma mia! Ho un problema! Mamma mia, mo' il problema... Ma il problema è che non si muoveva! Il problema è che sei scarsa e hai perso. Allora, scusami, se io avevo il vigore e continuavo a premere X, perché non si teletrasportava? E se facevo così non si muoveva? Vabbè, ragazzi, allora, ma io vi posso dire una cosa, ma è mai possibile? Guarda quanti video abbiamo fatto insieme. Ma vedi quante volte ho detto perché non ti teletrasportava? Amo, ma ragazzi, ma è mai possibile che in ogni video Francesca ha problemi col suo controller? Amo, questo è nuovo. Non può essere che è rotto. Mi ha dato il controller rotto. No. Sì. No, ti faccio no. Vedere. Prossimo scontro. Facciamo così, scambiamoci no, controller. Scambiamoci controller. È mio. Scambiamoci è controller. Bello caldo, è mio. Allora, vedete, non accetta lo scambio di controller perché sta mentendo. No, adesso vediamo. Sei una bugiarda. Adesso vediamo. Davanti a allora, migliaia di persone. Allora, il prossimo scontro è Vegeta Blu contro Fu. Vegeta Blu, grande protagonista di questo DLC. Io lo vado a scegliere perché tocca a me adesso il personaggio un po' più sbarazzino. Io prendo Kung Fu. Tu c'hai Fu. Che mo aspetta, fammi ricordare dove sta a sinistra, qualche parte. Vai di Goku Super Saiyan Blue del torneo del potere, poi Fu, vedo come si sblocca, ragazzi, perché vi ripeto, mo molti mi dicono vabbè, dopo anni ancora non hai sbloccato. Ragazzi, ma gioco solo su PC. Poi ecco, questi scontri sto parlando. A volte li faccio qua su PS5 perché c'ho qua installato tutto e di conseguenza non ho ancora installato le cosucce direttamente su PC, ma lo farò a brevissimo, appena si potranno installare pure di nuovo le mod, ma già si può fare, mi sa. Ragazzi, allora, nello scontro, devo dire la verità... Kung Fu Fighting, yeah. Guarda, facciamo così, non parlo proprio... Ma mo che siamo 1-1? Sì. Siamo 1-1, attenzione, quindi già scontro finale? Bam! E mini Final Flash. Guarda la qua. Ah no, ti ha preso l'esplosione, ok. Esplosione. Lululu. Vabbè, eri distante. Vabbè, li senti sotto i zeno, no? Perché no, non c'è le cuffie. Le cuffie. Li sento io che si stanno lamentando in una maniera. Bam! Vabbè. Veramente fastidio. Va buone, questo sgambettamento. Vegeta, te lo potevi risparmiare. Va super benissimo. Kamehameha, mo, super Kamehameha. Ma io sto cantando. Ma che canzone è? Per scelte di metrica. Sì, vabbè, capisci la metrica. Ah. Vabbè, wow. Si è fatto colpire le spalle, ti pare giusto? Mo c'ha un'attacca di vita, vero? E infatti. Guarda, Vegeta, tanto vigore, ma non si arrabbia più. Vegeta. Guarda come gira bene, Vegeta. Come proprio... trottola. Un Beyblade. Il cosplay di un Beyblade, in pratica. Bam. Pari. Colpo finale. Niente finale, anzi, questo è manca il colpo di mezzo. Mamma mia. La terra di mezzo. Bam, stamina Bureiko, vai così, sì, impeto, Galick, finale. Perfetto, e andà, credo che sia finito lo scontro, eh. No. Vediamo? No, vai così! No! Via? Ma no! No! Sì! Yeah, questa è quella delle trasport, ma perché non ho usato l'evasiva? Ah, la sei pure in inglese, niente di meno. Ma perché non ho usato poi l'evasiva? Cioè, ormai le sto imparando ad usare dopo 5 anni dall'uscita, sai, 10 anni dall'uscita del gioco. Però almeno ci abbiamo lo scontro bonus. Chi ha vinto? Stavo facendo finta di niente, scontro bonus, cose, per evitare il problema. Allora, adesso, Francè, io sceglierò, qua sono avvantaggiato, il mio patroller, e tu sceglierai, premi, Xeno Trunks. Clicca il grilletto ancora. È lui. Vedi tu quale. Questo, perché sarebbe quello del gioco proprio. Quello del gioco. Questo secondo me è più forte. E sono due personaggi. Lo è Shade. Entrambi. Stavo riflettendo. Entrambi presenti all'interno della storia di questo DLC. Quindi perciò li andiamo praticamente ad includere. Sei d'accordo oppure no? Sì. Ti vedo titubante. Titubi? Sì.
Vabbè. E infatti era questa l'impressione e si è confermata. Va benissimo. Ciamba! Allora ti dico, Francè, è vero che sono scarso e quello che vuoi tu, però col mio personaggio, siccome lo utilizzo spesso, vabbè, mo perdo. No, io questa non la posso proprio perdere, perché sto usando il mio patroller. Se la perdo, mo, bam, bam, più raggio letale dell'imperatore, ragazzi. E direi che l'abbiamo chiusa. L'abbiamo chiusa. Mamma mia, mo. Ma stai andando in giro? Vabbè, mo, il personaggio è fatto apposta, è potenziato, eh. Azzo, pure Super Saiyan! Puro Super Saiyan dei puttane! Ma non so, a questo punto, che cosa hai fatto? Amo, ma che stai a fare l'evasiva? Sto facendo l'evasiva da sola! Dai che mi paro, tanto non succede niente. Va ma benissimo, dai. Amo, mo, vogliamo giocare un po', giochiamo. Maron, via, via. Ah, vabbè. Vabbè, questa dopo la combo si fa. Vabbè, dillo, se no poi la gente, eccola qua, quella che poi... Subito la gente, oh, a volte... Mamma mia! Vabbè, amore, non fa questi... questi allucchi improvvisi. Ma non vale questo! Amore, tra mille cose che sai fare, incarichi gli stamina break e poi non riesci a farsi teletrasporti. Non lo so come si cioè, ma ti pare non giusto? Non lo so, vedi, mi ingrippo mani e piedi. Spera, letale della vendemmia! Perché? Allora, mi devi spiegare. Mi fai uno stamina break, funziona. Faccio io lo stamina break, non funziona più. Cioè, non me lo dovete spiegare perché. Mamma mia, bravissimo. No, Wagyu, calma, Joseph, arripigliati perché la figura di fango è dietro l'angolo, eh? Eh? Vabbè, no, 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 Wagyu, meno male non ce l'ha. Lo so, meno male che non ce l'ha. No, allora, come avete visto, ragazzi, fino a mo' ho scherzato, ma sottovalutare l'avversario può essere un grave errore, per cui la chiudo così, con le combo leggere, perché la dovevo chiudere. Non posso rischiare, ragazzi, capitemi. Vabbè, per oggi è andata così. No, no, calma, calma, calma. Hai vinto. Ho vinto, è vero. Hai vinto. Diciamolo, perché sono a Busco, quindi meglio dirlo. Ragazzi, altre sfide chiaramente stanno per arrivare. Sono scontri che facciamo per divertirci. Ricordatevi sempre che entrambi abbiamo veramente, come dire, poco allenamento, ma soprattutto lo facciamo solo ed esclusivamente per farci due risate e farvi fare due risate, o almeno ci speriamo. Consigliateci altre sfide qua sotto nei commenti da fare insieme. Noi vi salutiamo e alla prossima. È il canale di Francesca, visitate. Babbo, sei contento? Instagram, tutto. Alla prossima, ciao.